papà. Ti senti bene? Hai avuto uno dei tuoi blackout? Sta registrando. Ti dà fastidio? Farebbe differenza. Allora, siamo un mese fa, il giorno prima che venissi portato nella mia struttura. Torni a casa dopo una delle tue ronde. Stavo indagando sulla piccola Elena. Qualcuno doveva pur farlo. Dicevo, torni a casa, ma dici di non ricordarti come. Ti levi il tuo costume, vai sotto la doccia e... mi guardo le mani. Tu cosa ci vedi? Ha scoperto qualcosa sulla bambina scomparsa? Sa bene quanto io appoggi la sua campagna, ma sono stanco di vederla tornare ogni volta in questo stato. Dovrebbe proteggersi meglio. Ci sono ancora novità per la piccola Elena Ruggeri. La bambina, appena undicenne, lo ricordiamo, è scomparsa insieme alla madre Sara, un'infermiera del Policlinico Umberto I, ormai quasi 10 giorni fa. La prego, io voglio solo andare a casa mia. Perché? Non stai bene qui? Perché è la cosa giusta. Quando è che una porta non è una porta? Io non lo so. No! No! Eppure è così semplice. Le persone non sono più abituate a ragionare. No, no, no. Quella cos'è? No! 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 Nella gabbia vi è rinchiusa una preda assai succosa. Ma la preda, questa qua, non conosce libertà. Questo limbo è assai distante se non usi le mie mappe. La carta presenta componenti di cenci, lino, cotone e canapa di colore bianco. È sicuramente bambagina, un tipo di carta molto pregiato che si usa in campagna. Periculum in mora celeritas. La velocità della luce è espressa con la lettera C, celeritas, velocità. E quindi qual è la risposta a questo ennesimo indovinello del cazzo? 299.792.458 metri al secondo è la velocità di propagazione nel vuoto che assume un'onda elettromagnetica. Se noi usiamo questi numeri come coordinate, arriviamo a questo. Questo indirizzo è un vecchio deposito della Olivetti. È come pensavamo. È un imitatore. Chiama i ragazzi che ci muoviamo immediatamente.
come la minestra. Eh? La minestra, com'è? Ah. Squisita. Bella casa, complimenti. Forse un po' grande per una persona sola. Ci piace stare comodi. Lei ha figli? Io... sì. Sì? Interessante. Trovo che sia un gesto molto coraggioso. Dipende. Ha sentito parlare della piccola Elena? Certo. Si parla d'altro. Spero che la polizia faccia il suo dovere. O il vigilante. Prego. Sai, io non ho fiducia nello Stato. Nemmeno nella polizia. Sono marci. Lui sì che può cambiare le cose. Ma allora lei ci crede? Ovviamente no. Un tizio che va in giro mascherato a fare giustizia, o è uno che cerca pubblicità, o è un povero demente. Un uomo del genere, un mitomane, un rifiuto della società, dovrebbe rimanere rinchiuso per sempre. Un uomo del genere è un uomo che si vota all'isolamento mentale per il bene comune. Un uomo del genere è un uomo che sacrifica la propria vita per gli altri. Un uomo del genere, io credo, meriti un po' di rispetto. Si calmi. Ma Bruno dice non es... Si calmi. Chiedo scusa, un impegno improvviso mi impone di lasciarla. Marco l'accompagnerà a casa. Nient'altro da aggiungere. Che cosa ci fa lui qui? Il commissario deve valutare se è giusto o no che tu vada in prigione. Suppongo che questo sia il prezzo da pagare per aver cercato di difendere la propria città dai tanti spacciatori e dai mafiosi. No, questo è il prezzo che si paga per aver ucciso e mutilato degli innocenti a sangue freddo. Quanti anni hai?
Prego. Cos'è, sei come le donne che non vogliono rivelare la proprietà? No, cosa c'entra? E allora rispondi, o non te lo ricordi? Ho 45 anni. 45 anni. Nessun amico, nessun animale domestico, mai sposato, solo lavoro, 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 se così possiamo definirlo. Sì, esatto. Capisco. Quello che non riesco a capire, invece, è perché andarsene in giro vestito da carnevale a fare le cose che fai. Quando lo Stato è inefficiente, il cittadino ha il dovere di intervenire. A nessuno dovrebbe succedere quello che è successo alla mia famiglia. Perché? Che cosa è successo alla tua famiglia? Non mi va di parlarne. Perché no? Perché sono cose molto personali. Dai, fallo per me. No. Ma rispondi, rispondi al commissario. Dimmi che cosa è successo alla tua famiglia. No! Coraggio, dimmelo! Sono morti, va bene! Un tossico del cazzo! Li ha uccisi davanti ai miei occhi e io non ho potuto fare niente. E nessuno ha fatto niente, neanche lei. E quindi è così che ti consideri? Così come? Un tossico del cazzo. Allora non mi sta a sentire. Tommaso Vaina, napoletano, pittore di scarso successo, noto per lo più per l'utilizzo di bambagina al posto della classica tela. E sua moglie, Marta Vaina, un'infermiera. Circa un anno fa hanno trovato i loro corpi abbandonati in un vicolo. L'assassino prima li ha uccisi nel loro appartamento con una pistola registrata a nome del signor Vaina. E poi ha portato i corpi nel vicolo. Sai dirci perché? Io? I coniugi Vaina muoiono. Ad esattamente un mese dal loro omicidio, da un lato cominciano gli avvistamenti del vigilante conosciuto come Rorschach, dall'altro degli strani rapimenti di un pazzo fissato con degli indovinelli impossibili da risolvere. Modus operandi sempre lo stesso, bambine di 11 anni. Ma la cosa ancora più assurda, come se non ce ne fossero già abbastanza, è che le madri delle bambine rapite venivano costrette a mettere in scena una sorta di recita. Tutto questo solo per salvare le loro figlie. Ho bisogno del mio maggiordomo. Quale maggiordomo? Come quale maggiordomo? Marco. Mi potete chiamare Marco, per favore? Ascoltami attentamente adesso. Ci saremmo dovuti arrivare con molta più calma, eh? Ma che cosa? Mi dite che cosa sta succedendo? Ma su, basta, avanti, glielo dica. Dimmi che cosa? Glielo dica. Non c'è nessun maggiordomo. Marco! Marco! Vorrei mostrarti una cosa. No. Ma io sono sicuro che se ti volti solo per un secondo lo troverai molto interessante. No, io voglio tornare nella mia stanza, sono stanco. Ecco, bravo. Così. Tu cosa ci vedi? Uccisi i tuoi genitori. Metti giù la pistola! Metti giù la pistola! Calmati! Tu hai inscenato la loro morte. Hai plasmato la tua vita sulla base di un personaggio immaginario, diventando prima eroe, poi carnefice. Quella cos'è? No! 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 Lo hai fatto per vivere una vita che non è la tua. Marco, la compagniera a casa. Basta con questi giudizi di cazzo! Quanto tempo ancora mi tenete chiuso qui? No, dottore, per favore, basta, aspetta, dottore. Lo hai fatto per vivere in un fumetto. Non guardi niente, sono tutti quei maledetti fumetti che gli copri. Non niente che non vada, devi solo capire cosa è grave. Non parlare così di mio figlio, è mio figlio, cazzo! Hai visto cosa ho fatto al cane, Dio santo? No. Basta! Ora guarda la foto, dimmi cosa ci vedi. Oh, Cristo santo. No! Guarda.
guarda la foto, dimmi cosa c'è. Sono tuo padre, mettici una pistola! No, fermati! Basta! Tu dimmi cosa ci vedi! No! Ti piace? Tu cosa ci vedi? Tu e la mamma morti. No! Non preoccuparti, non ho mai visto niente del genere. Non sapeva quello che faceva. Ecco, lo vado a dire alle madri di queste bambine. Televisione, videogame, fumetti. Che bella generazione di merda che abbiamo creato. Dottore, qual è la risposta alla sua domanda? Cosa fa di un uomo un mostro? È semplice. Non riconoscere se stesso. Che cosa c'è, Luca? Che c'è? Che succede? Questore, sono Gordoni. Commissario! Vieni da me. Vieni da me. La situazione è davvero grave. Bisogna intervenire immediatamente. Inizio, sì, io credo che il ragazzo vada rinchiuso. Luca, calmati. Calmati. Non ascoltarlo. Fermati, Luca, fermati. Vieni. Rimani con me. Adesso guarda la mia faccia. Tutti quei maledetti fumetti che gli... Luca non ha niente che non va, deve solo capire cosa è reale e cosa non è reale. Tu cosa ci vedi? Luca, non ascoltarlo. No, no, no. Rimani con me, ti prego. Non ascoltarlo, rimani qua. Rimani con me. Oh.